Riccardo Cristiano, 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, penultima giornata. Siamo in compagnia del militante radicale Claudio Giuseppe Scaldaferri, al quale vogliamo chiedere delle impressioni su questa seconda sessione del 39esimo congresso. È la prima volta che partecipo al congresso del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito. Ho partecipato alla sessione italiana. Sì. E sono rimasto molto colpito dalle presenze, dalla qualità degli interventi, delle due tavole rotonde, e molto stupito dall'assenza della stampa italiana. Claudio, si parla sempre più che mai di amnistia. Tu sei in sciopero della fame, giusto? Ci vuoi parlare un po' di questa battaglia e soprattutto delle motivazioni che ti hanno portato ad aderire allo sciopero? Io ho aderito perché ho condiviso pienamente la lettura che poi il Partito Radicale riesce a fare cogliendo e leggendo appunto gli aspetti cruciali attorno ai quali poi nei vari passaggi si gioca la vita della democrazia e della libertà, appunto in un ambito transnazionale e transpartitico. Il problema delle carceri è un problema di giustizia transnazionale e transpartitica. I 91 giorni sciopero della fame di Pannella erano per le carceri, ma per le carceri appunto non soltanto in Italia, per le bombe di informazione di massa per la Libia, per le bombe di informazione di massa per la Siria, quindi per la costruzione di un dibattito, di un confronto che pone anche il reato in un ambito di disponibilità per la scienza giuridica, che proprio la forma della partecipazione permette di avere, che questa politica, questa Europa intergovernativa non ha gli strumenti per poter cogliere. Secondo te, più che mai oggi, come molto tempo fa, la battaglia dell'antiproibizionismo sotto tutti i punti di vista ha ragion d'essere sia in Italia che in Europa? È centrale, ma io la guardo soprattutto in rapporto ad un antiproibizionismo che riesce a partire dalla disponibilità del passato che non c'è, quindi un antiproibizionismo a 360 gradi, un antiproibizionismo a livello storico, a livello di partecipazione, di forma della politica, se appunto si può praticamente porre anche il significato della parola in un ambito appunto di ricerca del significato stesso, che poi permette di costruire una idea di politica fuori dagli schemi nei quali le forme con le quali poi si è vissuta la libertà e la democrazia dopo la Seconda Guerra Mondiale l'hanno costretta, quindi incastrando sempre di più quello che è legale con quello che è illegale, costruendo una zona grigia nella quale che è la grande questione democratica attorno alla quale poi l'Occidente ha delle responsabilità a mio avviso enormi, proprio perché le opportunità sono giornaliere. Adesso sono quotidiane, dico giorno per giorno le si ha, e credo che poi la questione centrale attorno a questa crisi finanziaria e alla paura che poi per tanti versi forze speculative giocano nel tessuto sociale sia quella di costruire l'alternativa non tanto né darsi i tempi della soluzione dei problemi, quanto viceversa costruire percorsi di dibattito e di confronto che di per sé, nella qualità stessa, danno fiducia ai mercati. Certo.
Claudio, volevo chiederti un'altra cosa. Non so se sai che sei al corrente oggi che è giusto il 10, quindi proprio oggi, ricorre il 63esimo anniversario della Dichiarazione dei diritti umani. Infatti quest'oggi Ban Ki-moon ha dichiarato che si deve dignità ai diritti umani proprio attraverso l'utilizzo dei social media, che dal basso riescono a riaffermare, a rilanciare l'idea di democrazia e quindi di diritti umani. Sì, sono importantissimi se riescono costruire tempi diversi e alternativi, anche e soprattutto per il governo dei problemi della globalizzazione, perché oggi la grande questione democratica è la questione di aprire spazi che sono stati sempre chiusi, ma anche e soprattutto di aprire processi di governo di tutto quello che non funziona ed è stato e continua ad essere distorto. E quindi i media come opportunità, non per creare lo scontro frontale e quindi per sostituirsi a qualcosa, quindi per il contro, ma appunto per non darsi delle scadenze tempistiche, ma soprattutto per costruire un'idea di democrazia e di libertà. Il dialogo di cui parla Pannella. Il dialogo nel quale praticamente la democrazia ha bisogno di tempi di maturazione, di consapevolezza, che è quello che fa paura alla speculazione dei mercati, ai poteri forti, ai tempi dei business, che hanno costretto una dimensione anche e soprattutto di rapporti, di conflitti sociali a servizio appunto di questa disponibilità economica e non viceversa di costruzione di una maturazione che è quello che più spaventa i poteri transazionali, i poteri globali, e che viceversa devono vedere l'alternativa nella forza della non violenza e quindi nella capacità di resistenza tra virgolette, perché si ha la coscienza, la consapevolezza, questo è il ruolo dei media da qui in avanti, di costruire con calma, perché appunto, come questo congresso dimostra e come i due bellissimi dibattiti che ho seguito oggi pomeriggio e stamattina e ieri attestano, come forma e possibilità di, nella forma di avere anche su posizioni diverse, la coscienza e la consapevolezza di farle maturare, di farle diventare proprie e quindi di vederle potenzialmente da qui a 6 mesi, 1 anno, 2 anni, che è quello che manca a questa Europa e al mondo libero come ricerca, certo. E che poi porrebbe anche i processi economici in una direzione di governo degli stessi. Quindi tu stavi parlando di processi economici, il rilancio dei diritti, l'antiproibizionismo, che è una battaglia cardine del Partito Radicale, a questo punto anche transnazionale, perché diritti che potrebbero essere quelli del scegliere, dell'autodeterminarsi, pensiamo alla prostituzione, pensiamo anche al fine vita, pensiamo anche alla stessa questione delle droghe, bisogna sempre di più parlare di antiproibizionismo? Sì, perché proprio negli esempi che tu hai fatto, al centro dell'antiproibizionismo cosa c'è? C'è la ricerca della proposta migliore. Antiproibizionismo come approccio di soluzione bella e pronta, impacchettata, che di per sé è migliore della tua e che io utilizzo contro di te. L'antiproibizionismo può essere anche appunto, anzi l'antiproibizionismo è praticamente la seduta di questa mattina sul Medio Oriente, e il confronto di un partito europeo come l'ex ministro degli esteri francese, sì, tedesco, il premier ungherese, la giornalista francese, Marco Pannella e Emma Bonino, che si battono da anni, cercano di costruire come alternativa di un'Europa federale che parte da una forma di partiti e quindi partecipazione appunto europei, fuori dall'accozzaglia dei partiti europei così come sono formati. Ma di previso che significa?
significa? Significa che se io parlo con te, ho un luogo, un ambito di discussione, sì, ho la possibilità di far crescere la mia posizione, di arricchirla e quindi di verificarla sul campo in rapporto ad una dimensione appunto complessa, perché sono complesse, e quindi di metterci dentro tutto, di metterci dentro le religioni, i valori di una società, la storia, le tradizioni, quindi inevitabilmente i dubbi che nel tessuto sociale e nella gente, nelle quali poi certe tradizioni sono anche, come dire, rafforzate, sì, radicate e quant'altro, poi possono creare. Allora, non è che io cattolico o tra virgolette anche clericale, per dire, io non sono di fede cattolica, faccio un esempio, non sono aperto, io non ho gli strumenti per capire e per cogliere la forza della mia religione, della mia storia, della mia tradizione in rapporto ad un ambito che mi è stato negato e che mi è adesso negato, come gli esempi delle battaglie sul divorzio e l'aborto hanno dimostrato, milioni di voti venuti da persone anche cattoliche, da persone, dalle mamme. Pannella parlava delle nonne addirittura, che comunque capivano qual era il significato dell'aborto, di queste battaglie che sono partite dal femminismo, e quindi erano le prime a scendere in piazza. Io, Claudio, ti ringrazio tanto per il tuo contributo, anche perché purtroppo il tempo ci è tiranno, però ti invito a seguire, insomma, tutte le battaglie, e seguire anche i nostri amici web ascoltatori, che troveranno questi altri contributi su internet, e venire al 39° congresso del Partito Radicale Transnazionale qui a Roma oggi e domani per l'ultima giornata dei lavori. Ringraziamo ancora Claudio Giuseppe Scaldaferri, e da qui la linea è tutto. Grazie a voi.